questo incontro organizzato su un tema tanto, come dire, tanto apparentemente bizzarro, quanto invece denso di significati e di implicazioni per la comprensione della storia del papato medievale, ma non solo del papato medievale, bensì anche della evoluzione, diciamo, successiva della concezione che noi stessi abbiamo del potere e dell'esercizio del potere. Quindi questo è un po' il recente volume pubblicato da Agostino Paravicini Bagliani, cioè il bestiario del Papa, che tra l'altro simboli di sovranità, ecco un altro titolo, è l'occasione, ci è stata data appunto l'occasione per soffermarci, per riflettere su questi temi e per avere anche da Agostino Paravicini Pagliani, che ringraziamo per essere intervenuto oggi, da avere anche con lui uno scambio di approfondimenti per comprendere meglio questa tematica. Tematica molto suggestiva, ripeto, perché, come è stato anche sottolineato più volte, non è una questione che si limita al Medioevo, ma apre per noi orizzonti di conoscenza nuova e molto stimolante per quanto riguarda la contemporaneità, cioè, diciamo, la storia moderna e anche il presente che noi viviamo. Il tema è molto stimolante e ringrazio appunto il professor Silanus e il professor Lenini per aver preso questa iniziativa di invitare il professor Paravicini Pagliani e discutere con lui, ovviamente insieme anche a tutti i presenti, questa importante pubblicazione. Do subito la parola al professor Pietro Silanus, che io non faccio certamente adesso il curriculum, non ricordo il curriculum vitae, però mi sembra interessante almeno informare chi è presente circa la precedente carriera che si è svolta all'Università degli Studi di Milano, il dottorato a Parma, dottorato su un importante cardinale, Gerardo Bianchi, che poi è stato oggetto di una importante pubblicazione della collana Italia Sacra, e diciamo con questa l'avventura Gerardo Bianchi ha segnato anche l'inizio, la conoscenza, la collaborazione con Agostino Paravicini Bagliani. Poi, in seguito, il professor Silanus è stato anche co-editore di un volume sulla distruzione di Milano, Luogo di Memorie, pubblicato da Vita e Pensiero della collana Ordines, e poi è anche, oltre ad essere membro di diversi comitati, per esempio la rivista Storia della Chiesa in Italia, eccetera, è anche fa parte attualmente di un progetto internazionale promosso dalle Corte francese sulle immagini della imperialità o del potere, quindi sia il potere, cioè nel Medioevo l'imperialità non è mai solo dell'imperatore, perché il vero imperatore è il Papa, quindi tutto, capite che tu si tieni in questa vicenda. Quindi do sicuramente la parola al professor Silanus, che ci parlerà appunto degli animali del Papa come simbolo di sovranità. Ringrazio Maria Pia, che diciamo è parte integrante dell'ideazione e anche della promozione di questa occasione. E ringrazio naturalmente il professor Agostino Paravicini Bagliani per aver accettato l'invito. Allora, il volume Bestiario del Papa, edito per Tipi di Einaudi nel 2016, costituisce in ordine di tempo l'ultima fatica di uno storico che ha saputo segnare negli ultimi decenni, a mio parere come nessun altro, la storiografia sul papato medievale. E questo lo si deve, credo, al coraggio di aver sperimentato qualcosa di nuovo all'interno di una tradizione di studi fortemente ancorata alla storia delle istituzioni, non tanto abbandonando il tema istituzionale a quale ha dedicato e dedica tuttora studi di primissimo livello a favore di tematiche, per così dire, più alla page, ma inserendo il fenomeno istituzionale stesso in una prospettiva più ampia, capace di allargare gli orizzonti di investigazione e compressione dei processi storici e aprire al contempo nuove piste di ricerca.
nel bestiario del Papa, Agostino Pallavicini Bagliani procede in modo molto simile, accostando due mondi, quello animale e quello della curia papale, allo scopo di indagare come il primo abbia contribuito a costruire l'immaginario simbolico della sovranità papale. E come afferma l'autore dell'introduzione, infatti, egli ha cercato, cito, di costruire un bestiario allo scopo di comprendere in qual modo tutti questi animali abbiano contribuito a creare e poi accompagnato l'autoaffermazione simbolica del papato nel suo divenire storico e istituzionale. Quello della Chiesa romana del resto è un patrimonio simbolico che, come ha recentemente rilevato Jean-Philippe Genet, avendo nel trascendente il suo motivo fondante, resta immenso e i circuiti e le forme di comunicazione sono incomparabili a quelli che poteva mettere in campo qualsiasi altra istituzione del tempo. Ora vorrei soffermarmi su alcuni aspetti che mi hanno particolarmente interrogato di questa costruzione simbolica. Ora, se vi è continuità tematica, come abbiamo visto, tra il corpo del Papa e il bestiario del Papa, il tema stesso della continuità simbolica rappresenta uno dei cardini di quest'ultimo lavoro di Agostino Pallavicini Bagliani. Ogni animale, reale o immaginario, e la sua relazione con il mondo della curia è indagato tenendo conto della lunga durata, non solo perché, come afferma sempre l'autore, la storia del papato è di per sé legata all'idea della continuità, ma anche perché in tal modo egli ha potuto contestualizzare l'uso rituale e simbolico dell'animale. E si potrebbero trarre numerosi esempi dal bestiario di Pallavicini Bagliani. Ne prendo uno particolarmente emblematico, il primo di questo bestiario, la colomba, che è uno tra i simboli più diffusi nell'iconografia cristiana e forse l'animale più menzionato nella Bibbia. È un volatile che rimandava alla divinità anche già nelle culture extrabibliche. La colomba entra nella storia del papato nel III secolo, portando con sé numerosi significati che le erano stati attribuiti fin dall'antichità, quindi la bellezza, la purezza, la pace. In Genesi, al termine per esempio del diluvio universale, la colomba annuncia che Dio ha fatto pace con l'umanità. E dunque ricopre una funzione simbolica importante di mediazione tra cielo e terra. E ogni operazione di significazione della realtà, anche l'accostamento dell'animale al papato, alle vicende che ne segnarono la storia istituzionale, rappresenta un modo assunto da singoli autori o da cerchi di intellettuali o da singoli papi o da una tradizione più ampia di leggere i fenomeni storici contingenti, di interpretarli e di narrarli ai contemporanei e anche ai posteri. Questa sottolineatura mi sembra abbia a che fare con quanto l'autore afferma in relazione alla adattabilità della continuità simbolica al tempo e nel tempo. Cioè ogni animale è usato in un determinato contesto simbolico perché risulta adeguato a leggere e orientare la realtà istituzionale e politica in cui si situa. Cioè, vi sono dei particolari pontificati o periodi della storia del papato medievale nei quali il mondo animale entra in modo preponderante nel laboratorio simbolico della curia per essere assunto esplicitamente nella rappresentazione del potere. E non è un caso che avvenga questo, cioè quando il papato si trova in particolari contingenze storiche, quando il processo di autocoscienza della propria funzione all'interno della Chiesa e in relazione agli altri poteri del tempo, monarchia, impero, è sottoposto a particolari accelerazioni, allora gli animali fanno la loro comparsa, insieme naturalmente ad altri simboli, contribuendo ad arricchire la semantica del potere papale. Ecco, tra le tantissime cose che, secondo me, si possono imparare leggendo questo volume, vi è esattamente questa capacità di afferrare e anche aggiungerei di comprendere e dunque amare il vivente che fa dell'autore, se ce ne fosse bisogno di dirlo e ribadirlo, del bestiario del Papa, un autentico storico nel senso espresso da Marc Bloch. Grazie. Il 27 gennaio 2013
Durante il consueto saluto domenicale all'Angelus, Benedetto XVI liberò due colombe dalla finestra del Palazzo Apostolico. Il gesto concludeva la carovana della pace, così chiamata, organizzata dall'Azione Cattolica, e fu spiegato dallo stesso pontefice con queste parole: ed ora liberiamo le colombe, simbolo dello Spirito di Dio che dona pace a quanti accolgono il suo amore. Quanto accade subito di seguito non ebbe bisogno però di alcun chiarimento per essere interpretato come un sinistro presagio. Un gabbiano piombò su una delle colombe liberate, che a stento trovò rifugio tornando presso le finestre del palazzo. L'episodio è ricordato da Agostino Paravicini Bagliani al termine del capitolo dedicato alla colomba nel volume che presentiamo. L'autore aggiunge però un particolare che non poteva essere notato allora e che retrospettivamente rende l'episodio ancora più suscettibile di interpretazione. Quello del 27 gennaio 2013 e dell'attacco alla colomba fu l'ultimo Angelus del pontificato di Benedetto XVI. In questa luce diviene ancora più sinistro l'altro episodio di quei giorni così carichi di tensione per la Chiesa romana, per il quasi inaudito evento che si stava consumando. La sera della rinuncia, 11 febbraio 2013, poche ore dopo l'annuncio del Papa, un temporale si abbatté su Roma e un fulmine colpì il vertice della cupola di San Pietro. Un fortunato fotografo riuscì a coglierne l'attimo e a documentarlo. Un temporale in febbraio a Roma è un evento forse insolito, ma certo non inedito. Per quanto mi riguarda, ho un ricordo personale ancora più singolare sotto il profilo meteorologico. Il 2 febbraio 1999 a Vienna, c'era anche Maria Pia, assistetti a un temporale con annessa nevicata. Brillavano i lampi, cadevano i fulmini e tuonava, ma invece di piovere nevicava. Vorrei innanzitutto provare a considerare il primo degli animali presentati nel libro, ossia la colomba, già presentata anche da Pietro Silanus. Non è necessario insistere sull'associazione dell'immagine della colomba con lo Spirito Santo, innanzitutto per la teofania trinitaria del battesimo di Cristo, così come in Luca 3 e passi paralleli negli altri Vangeli, anche se con sfumature diverse e significative. Paravicini evidenzia come sul fondamento di questo tema la presenza della colomba di fianco al Papa diventa segno di ispirazione, con Gregorio Magno, nell'iconografia innanzitutto con questo manoscritto di San Gallo, ma anche ben oltre. Si potrebbe segnalare, questa è una cosa che ho trovato proprio pochi giorni fa, che nell'aula Paolo VI della sede della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale a Milano, un tondo di bronzo riprende lo stesso tema per il Papa che concluse il Concilio Vaticano II. È un'immagine un po' sfocata, l'ho fatta col telefonino al volo, ma si distingue un po' l'immagine del Papa che è Paolo VI e la colomba di fianco. Di nuovo, evidentemente, riprendendo il tema di Gregorio Magno. Ancora, la colomba appare per indicare o confermare l'elezione difficile di un Papa, Fabiano nel III secolo, Gregorio VII, scusate, nel XII, come ci ha illustrato bene Pietro Silanus. La colomba è però anche figura della Chiesa, almeno a partire da Agostino e sulla base di alcuni passi del Cantico, 2.14, 5.2, soprattutto capitolo 6, versetto 9. Opera, con ogni probabilità, di Arnolfo di Cambio, presenta il Papa con una tiara insolitamente alta. La sua misura vorrebbe essere pari a un cubito, circa 50 cm, con un richiamo ancora una volta all'arca, in particolare a Genesi 6,16, in cubito con summatis, sumitate, eius arche. Alla base di questa elaborazione simbolica si trova un tema costante nella storia dell'esegesi, almeno a partire da Origene e continuamente ripreso, come Paravicini mette in luce, nella storia del papato. L'arca è la Chiesa. Arca significa ecclesia, un po' di San Vittore. L'arca compie il suo vertice in un cubito. Questa è la traduzione che possiamo dare della Vulgata. Così dovrà essere nella Chiesa. Porre
sul capo del Papa un oggetto alto un cubito significa quindi indicare che egli è ciò che sta al vertice della Chiesa. La tiara alta un cubito è la summitas che si trova sul capo del Papa, dunque potremmo dire il vertice del vertice dell'Archechiesa. Insomma, dal simbolo non si esce. In questo senso vorrei proporre un'ultima osservazione, di nuovo sulle corde dell'autore, se non proprio in senso stretto attinente al volume che presentiamo. La rinuncia da parte di Francesco alla mozzetta rossa e alla stola con l'effigie degli Apostoli il 13 marzo 2013, nella prima apparizione alla loggia di San Pietro, subito dopo la sua elezione, non si situa al di là del mondo dei simboli. Questi sono i predecessori, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, e qui è la prima apparizione di Francesco, senza appunto mozzetta e fino alla benedizione almeno senza la stola con gli apostoli. Il fatto stesso che quei segni, almeno in parte, retaggio delle insegne imperiali, non siano stati portati, è inevitabilmente anche un richiamo ad essi, fosse pure l'ultimo o comunque nella fase di un loro esaurimento di significato. Il Papa non porta quei segni perché vuole comunicare qualcosa proprio attraverso la loro assenza. Richiamo qui di nuovo Paravicini a proposito della sospensione da parte di Gregorio VII della Cornomannia, antica festa in cui l'arciprete del Laterano doveva cavalcare un asino sedendo al contrario sulla sella. Cito, anche le fasi di declino e di incompressione per il significato di riti e simboli antichi meritano attenzione. La soppressione di un rito così antico riflette l'evoluzione ecclesiologica e istituzionale del papato. Le impressioni raccolte dallo storico nei campi limitati e nelle fonti di natura molto particolare della sua ricerca sembrano qui andare incontro alle ipotesi sviluppate in altri ambiti, fino alla paleoantropologia, per cui l'attitudine simbolica è connaturale all'uomo e anzi un carattere attraverso cui, nella sua evoluzione, distinguiamo l'uomo come tale dai suoi progenitori. I papi e le loro curie, fin dai primi secoli, con un'accelerazione nel Medioevo centrale, poi in età moderna e oltre, hanno saputo comunicare attraverso questo linguaggio la comprensione che avevano del loro ruolo con straordinaria padronanza e genialità. Questo ci ha insegnato nei suoi lavori Agostino Paravicini Bagliani, che con la consueta maestria anche attraverso quest'ultimo volume. È un libro che ha radici antiche per quanto mi riguarda, nel senso che da molto tempo ero insomma un animale qua, un animale là, insomma nel corso delle ricerche. Non è una ricerca, direi, che è influenzata dallo zeitgeist attuale di stampo ecologico che ha tutta la sua nobiltà. Naturalmente forse qualche influsso c'è stato, ma non direttamente, perché da molto tempo la Fenice che sta nell'abside di San Pietro, nel restauro di Innocenzo III, le piume di pavone di cui già parlava Radabia, Gerard, parlando della tiara, naturalmente il cavallo, la cui prima rappresentazione a colori nell'oratorio di San Silvestro ai quattro coronati a Roma, e ovviamente la colomba, e via dicendo, insomma, sono tutti animali, un certo numero di animali erano presenti a noi tutti, ma erano presenti comunque anche dal punto di vista della ricerca qui e là all'interno. A un certo momento però, come succede, per usare la parola di accelerazione, come succede sovente nelle nostre ricerche, c'è un movimento di accelerazione da parte dell'autore e ho deciso di sistematizzare, di ricercare sistematicamente, anche grazie a Google del resto, sistematicamente di vedere come impiantare un discorso sistematico, chiamiamolo diciamo in questo senso. Una volta che un animale entra nel paesaggio simbolico del papato, per il momento lascio da parte la modernità,
diciamo fino al 6-700, ma dal terzo secolo in poi, prima del terzo secolo non ho trovato nulla, anche per la storia del papato si trova poco. L'animale non è soltanto un osservatorio genetico, rinvia a dei momenti fondamentali di questa storia istituzionale ed è quindi una storia istituzionale. Io l'ho studiato non tanto naturalmente nel libro di canto, se qualche più secondo aveva una cariolea, un cucciolo eccetera, ma non è questo il problema. Il problema c'è qualche aneddoto che ho naturalmente inserito, ma non è questo il problema. Il problema è istituzionale, è una storia seria, anche se gli animali ci permettono di costruire anche una scrittura relativamente leggera, perché il tema o leggibile, perché gli animali permettono questo, ma sono questa è la tesi essenziale. Allora, come costruirlo? Avevo due possibilità. Fare una sorta di sintesi in poche pagine del papato e ogni tanto inserire gli animali lì dove mi sembravano importanti. Ma era una costruzione che non mi soddisfaceva abbastanza rapidamente. Ho scelto una tipologia del resto di tipo medievale, ma neanche tanto medievale, perché il fisiologo non è medievale. Dunque ho scelto la tipologia del bestiario per un motivo semplice, relativamente semplice, ma pieno di cose che è stato già messo in evidenza, ma che è pieno, che è al centro metodologicamente parlando del discorso, che è quello della continuità. Non però per soddisfare un piacere ideologico, per dire il papato dura da 2000 anni o quasi, perché appunto dal terzo secolo in poi, almeno per quanto riguarda questa storia, è perché il bestiario permette di seguire una storia, la storia di questi, di un animale, di un gruppo di animali o di una tipologia di animali, per vedere come nel lungo periodo è stato, questa continuità si sviluppa, si caratterizza, perché ci sono varie forme di continuità. Ci sono continuità continue, chiamiamole così, per esempio il muschio, che è l'unico profumo di origine animale, comunque per i periodi antichi, ed è un muschio, ed è un profumo estremamente potente dal punto di vista simbolico in società non occidentali, per esempio nell'Islam o in altre, è il grande profumo di Maometto, è un profumo dunque anche di altissimo prestigio economico. Ecco, questo muschio questo mi ha sorpreso, lo sapevo un po', ma insomma quando poi ho visto nel dettaglio anche questo muschio appare nel cerimoniale papale nel XII secolo, nel nord 11 e 1143, e viene usato annualmente, e viene dunque la rosa d'oro in particolare nel 1143 era anche in un'altra cerimonia che poi scompare nel Rinascimento, ma comunque sono molti secoli, viene usato, e ancora nell'Ottocento, basta leggere in Moroni il dizionario di riduzione ecclesiastica, che è una fonte straordinaria come fonte, con una continuità sorprendente. Non c'è nessuna sovranità occidentale mettere in evidenza una continuità annuale di uso di un profumo di origine animale che ha delle caratteristiche molto precise. E allora questa continuità, dove abbiamo visto continuità continua, continuità con accelerazioni, continuità con inerzie, continuità con elementi che possono essere comuni ma che cambiano anche molto, c'è anche il problema della decostruzione.
E in questa continuità ci sono anche, c'è la soppressione, c'è la continuità dell'inerzia, c'è un'inerzia ma c'è anche la volontà di sopprimere. Nell'inerzia c'è il declino progressivo, ma c'è un declino invece che può essere invece voluto, e anche questo può essere interessante. Questo forse riguarda un po' meno gli animali in quanto tali, insomma, ma ecco, questa necessità di vedere il tutto sotto l'angolo della continuità, con lo sguardo molto attento alla cronologia e alle varie funzioni, in relazione naturalmente ai vari sviluppi, credo che sia un postulato metodologico fondamentale per studiare, per esempio, il caso del cavallo del Papa, che può essere visto in termini lineari, mentre non è affatto in termini lineari. E qui lo storico tradizionale, come dire, la ricerca tradizionale di uno storico può aiutarci, può aiutarci in modo molto preciso, perché con delle domande: come mai tra l'VIII secolo e il XII secolo si parla del cavallo del Papa soltanto in termini di rapporto con l'impero? Deve avere una giustificazione, deve avere un è soltanto in rapporto con il rituale della briglia e poi con Alessandro III e Federico Barbarossa, anche della staffa, ma è un rapporto di impero. Sul cavallo in quel periodo rinvia al problema dell'impero, quasi al 90% le fonti rinviano a questo. Mentre con il 200 le cose sono completamente diverse. Se uno va a vedere l'osservatorio, non so se ce l'ho qui, penso, non lo so, l'oratorio di San Silvestro, si vede per la prima volta, bisogna stare attenti ai colori, non è questo, adesso non lo trovo, ma insomma, lì si vede per la prima volta il Papa è bianco e rosso e il cavallo bianco con la sella rossa. Dunque lì c'è una fusione, una simmetria cromatica da tenere presente, che è soltanto l'inizio di una storia, di un legame molto stretto tra cavallo del Papa e Vicarius Christi. Non è più soltanto imperatore, non è più soltanto il problema delle relazioni con l'impero, eccetera. Però in termini la continuità sul cavallo è molto importante da tenere presente, interessante più nelle varianti, ecco, qui naturalmente il colore rosso adesso è sbiadito con il tempo dei colori, ma qui e poi nel secondo, non so se ce l'abbiamo, bisogna vederlo all'interno di una storia, il cavallo e le vesti bianche. Ed è la prima raffigurazione a colori delle vesti bianche del Papa, ed è la prima raffigurazione del cavallo, e dunque c'è una simmetria, eccetera. Però volevo tornare a un altro elemento del cavallo, per far vedere come il cavallo va visto in una storia, è forse uno dei, come la colomba, un po' meno della colomba, perché a un certo momento la storia del cavallo finisce, continua con il Papa Mobile, che in qualche modo è legato, sono perfettamente d'accordo, anche se forse la Papa Mobile è anche, rinvia anche a qualche cosa che esisteva nel Medioevo, che era il ponte di legno, cioè un tapirulan di legno che è attestato nel 200, dal 200 in poi, che poi è stato trasformato in sedia gestatoria, dove il Papa, per aiutarlo a attraversare la Basilica di San Pietro e non stancarlo, lo portavano su una, come si potrebbe dire, si tirava appunto questa pedana di legno. La Papa Mobile non è soltanto la continuazione del cavallo, è anche la continuazione del Pons Linius. E quello che è interessante dal punto di vista simbolico è che Paolo VI è stato il Papa che ha soppresso la sedia gestatoria, sopprime la sedia gestatoria e viene fuori la Papa Mobile, anche questo in modo probabilmente
incosciente nel senso tecnico del termine, non volontariamente.